Partiamo dalla pulizia dei funghi. Per prima cosa togliamo via il terriccio attaccato alla base. Poi con un panno bagnato gratto via i residui di terra. Infine con un pennellino rimuovo dall'interno gli ultimi granelli. A questo punto li taglio a fette di circa mezzo centimetro. In alternativa ai porcini freschi puoi sempre utilizzare un mix di prataioli, champignon e funghi porcini secchi ma reidratati. Ci spostiamo ai fornelli, due spicchi d'aglio nell'olio e poi tuffiamo i funghi. Profumo sfogliando del timo e poi regolo di sale e pepe. Li salto per 7-8 minuti a fiamma alta così non si sfaldano. E nel frattempo ci occupiamo della crema di parmigiano. In un pentolino versiamo il latte, aggiungiamo il parmigiano grattugiato e mescoliamo fin quando non otteniamo una bella crema. Eccola qua, bella liscia. Grattiamo un po' di pepe. Per rendere più corposa la crema al parmigiano basterà sostituire il latte con la stessa quantità di panna fresca. Caliamo la pasta. Pasta al dente, la scolo nei funghi. Una bella saltata e a fiamma spenta aggiungo la crema al parmigiano. Al bisogno puoi anche aggiungere un po' d'acqua di cottura della pasta. Ultima grattata di pepe, impiattiamo e assaggiamo.